conclusione dell'incontro, più 6 per la Scavolini, ma ci arriva in lunetta per due liberi. Due liberi per Riva. Non va il primo. Non va nemmeno il secondo, la Scavolini recupera con Boni. Pallone a Darren Day. No, scusate, con Costa, non con Boni, che non è sul campo. Pallone a Grattoni. Grattoni. 2:20 al termine, più 6 Scavolini. Workman. Workman scarica per Grattoni, al tiro da 3 Giovanni non va. Recupera la Scavolini con Workman. Workman, vediamo se riesce a servire. Sì, Calbini per Grattoni. Calbini. Workman da sotto, fallo su Haywood, commesso da parte di Pittis. Fallo di Pittis su Workman, che va in lunetta. A un 1+1 Haywood. Uno e 59 al termine della partita, siamo già negli ultimi due minuti. Workman, un 1+1. E va, 12 punti Haywood. Importantissimi tutti questi punti, tutti questi frangenti. Haywood Workman, altro libero. E va anche questo, 13 punti per Haywood, Scavolini più 8, nel doppio confronto più 4, Blasi, Calbini su Blasi, pallone a Riva, Riva in penetrazione, fallo di Costa su Antonello Riva, e per Ario il quinto fallo per Ario Costa. Vediamo adesso, ritorna Boni, è stato medicato, ritorna Boni sul rettangolo di gioco mentre Costa si attarda sul rettangolo di gioco a protestare nel confronti degli arbitri. In lunetta Riva per un 1+1 a sua disposizione. Boni torna sul campo, è ancora sfregiato sulla mascella sinistra. Riva 1+1 e va. Riva nono punto. Ancora Riva, realizza anche questo, decimo punto per lui. Più 6 Scavolini, più 2 nel doppio confronto. Calbini, Workman, non vuole nessuno vicino a lui. Workman, Workman, scarica per Boni, passi di Workman. Ha buttato letteralmente all'ortica questo pallone Haywood Workman. Pallone che torna alla Phillips, Montecchi. Blasi, 1 e 30 al termine. Blasi per Montecchi, per Dawkins, che apre per Blasi, al tiro da 3, realizza la bomba. Blasi, 11 punti per lui ed è il più 3 per la Scavolini, ma adesso Phillips ha la miglior differenza canestro nei due confronti. Da Blasi è arrivato un canestro importante, mentre c'è il fallo di Pittis su Workman. Fallo di Pitti su Workman, 1+1 per Haywood. 1:05 al termine. Una Scavolini decimata sul rettangolo di gioco. A Workman in lunetta per un 1+1. Segna Haywood, 14 punti. Più 4 Scavolini, parità nel doppio confronto. Haywood. E va questo, 15 punti per Workman, più 1 per la Scavolini in totale. Più 5 nella partita. Ultimo minuto. Blasi. Montecchi dentro per Dawkins che va a schiacciare. 19 punti per Dawkins, Workman per Calbini, Workman, Calbini, Day, 37 secondi al termine, Darren Day per Grattoni,
i passi a Grattoni, passi a Grattoni, incredibile, passi fischiati a Grattoni, passi fischiati a Grattoni, sinceramente non ci sembra, con 33 secondi da nulla hai perduto, palla alla Phillips, recupera la Scavolini con Grattoni per Day, Day dentro per Workman che fa saltare l'avversario, va a realizzare, Workman 17 punti, 25 secondi al termine, più 5 per la Scavolini, Boni si è fatto male in questa azione, zoppica, vedete, 5 secondi al termine, la Scavolini ha recuperato palla, è andata a segnare, 25 secondi al termine, più 5 Scavolini, più 1 nel doppio confronto, Montecchi. Montecchi penetra, sbaglia, recupera la Scavolini con Boni, per Grattoni, per Day, 7 secondi al termine, Calbini può tenere palla, Calbini può tenere palla, 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo, è fatta, la Scavolini va nelle Final Four di Coppa Italia, la Scavolini riscatta la beffa di campionato, è davanti alla Phillips giocando meno matta, senza Zampolini e con Magnifico fuori per 5 falli, col cuore la Scavolini vince questa partita e come contro col Messaggero, col cuore si può vincere anche contro la sfortuna e contro altre cose. La Scavolini vince la partita di 5 punti, in totale vince di un punto e la Scavolini riscatta e si vendica della sconfitta in campionato. Guardiamo.